Il biancazzurro di Acapulco non è solo calcio come Fede Pescarese, ma è anche calcio a 5. Infatti in questa puntata ospitiamo uno degli allenatori di calcio a 5 più titolati d'Italia ed è un pescarese, ed è Gianluca Marzuoli. Ha appena vinto lo scudetto con il Bitonto in Serie A femminile. Partiamo con questa puntata, ciao da Paolo Sinibaldi, immagini e montaggio per la TV Lab di Luca Romano. Gianluca Marzuoli, sei giovane, però sei uno degli allenatori di più lungo corso del calcio a 5 italiano, maschile e femminile in questo caso, perché tu stai allenando adesso la femminile. E intanto giovane non troppo, magari 53 anni non sono pochi. Stessa età. Quindi te lo sei detto per te. Eh sì, dai, diciamo che è un bel po' che alleno, e quindi e quest'anno diciamo mi sono preso una bella soddisfazione. Lo scudetto, ma anche la Coppa Italia, adesso siete in lizza per la Supercoppa. Non se l'aspettavano in molti, cioè avevate a Bitonto una squadra forte, ma probabilmente non era la più forte, la più accreditata. No, non era la più forte, c'era il Pescara, il Falconara e il Tiki-Taka che davano per favorite. Noi eravamo una bella squadra, però nel corso dell'anno diciamo che si è costituito un gruppo talmente forte, talmente coeso, e secondo me questo ha fatto la differenza. Tu hai allenato tutti, praticamente tutte le categorie, non soltanto uomini, donne, ma tutte le categorie. Da quando avevi 30 anni, oggi appunto ne hai 53, hai fatto una bella strada, cioè l'esperienza ormai è quasi completata. Devi ancora conoscere un po' il panorama femminile, no? Perché su 24 anni di carriera solo 5 sono stati dedicati alle donne. Sì, io ho fatto in 24 anni ho fatto solo 5 anni di femminile. Negli ultimi 7 diciamo ne ho fatti 5, anzi 4, 13, 4, questo è il quinto che farò il prossimo. Eh sì, ho fatto tutte le categorie, dai giovanissimi, allievi, under 19, under 21, serie D, serie C, B, tutte le categorie. E devo dire con molto orgoglio che l'anno in cui ho allenato gli allievi giovanissimi dell'Acqua e Sapone è stato l'anno più bello della mia vita, non so perché, proprio i ragazzi piccoli, confrontarsi con loro, cercare di aiutarli a crescere, è stato veramente bellissimo, un bellissimo ricordo di quell'anno là. Invece, parlando delle donne, tu hai imparato, forse a tue spese, ma a tue spese no, visto che hai vinto lo scudetto e anche tanto altro, che alle donne del calcio a 5 ti devi rivolgere in una maniera leggermente diversa rispetto agli uomini, altrimenti sono dolori. Beh sì, questo è vero. C'è da dire che una volta che riesci a convincere una squadra femminile a seguirti, loro sono molto più dedicate rispetto agli uomini. È una cosa che ho constatato con il tempo, con gli allenamenti, con gli anni di esperienza. Se loro sanno che possono fidarsi di te, ti danno tutto. Ci parli della tua scelta di vita? Perché noi abbiamo intervistato tante volte esponenti del calcio a 5, anche di altissimo livello, e di fatto quasi nessuno ha il coraggio a un certo punto di voltare pagina e di cambiare completamente realtà di vita, ma anche professionali, in una professione che è quanto mai incerta. Sì, guarda, io erano 17 anni che ruotavo in Abruzzo, no? E a un certo punto ho avuto la possibilità di uscire fuori dalla mia regione. All'inizio ero un po' titubante, no? Avevo un po' paura, un salto nel buio, diciamo così, però l'ho fatto veramente con entusiasmo, perché ho creduto fortemente che potessi dare qualcosa a questo sport, anche fuori, anzi, soprattutto fuori regione, perché confrontarsi poi con realtà diverse, con mondi diversi, culture diverse, dove incontri una società che tu non conosci, perché qua in Abruzzo bene o male le società le conosci tutte, il presidente lo conosci, invece andare in una società dove non conosci nessuno, dove hai un presidente che chiaramente ti ha scelto
e quindi vuole un risultato sportivo, che sia una salvezza, che sia uno scudetto, che sia una coppa, comunque vuole un risultato. Era una cosa difficile, cioè, se ci pensi è veramente difficile, però io l'ho fatto talmente con tanto entusiasmo che forse è stata quella spinta che ho avuto che mi ha fatto fare questa cosa qua, che è stata positiva per il momento, per me è positiva. Però all'inizio sembrava una pazzia, perché tutti noi ci stiamo focalizzando sullo scudetto del Bitonto, però questa scelta è stata fatta prima, quando tu hai accettato il Rovigo, che non era proprio esattamente una corazzata. Lì la scommessa è stata una scommessona. Eh sì, là quella è stata veramente una scommessa enorme, perché il Rovigo veniva da una salvezza l'anno prima, all'ultima giornata dei play-out. Mi hanno chiamato, mi hanno detto: guarda, questa è la squadra, se riesci a fare meglio bene, altrimenti pazienza, vedi tu. E quindi per me era un motivo ok, vediamo un po' che cosa riesco a fare, che cosa so fare, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di meglio, di bello. E lì è stata un'esperienza anche lì veramente positiva, ho trovato un ambiente fantastico lì a Rovigo, mi sono trovato benissimo con tutti. Anche lì i risultati ci hanno dato ragione, perché praticamente il giorno di andata eravamo già salvi, avevamo già stabilito tutti gli obiettivi, raggiunto tutti gli obiettivi, è stata veramente un'annata semplice, diciamo, rispetto a quella passata, questa l'ultima. L'Abruzzo è una delle regioni simbolo del calcio a 5 per tutto quello che ha fatto il Montesilvano, il Pescara, ma anche altre realtà. Era finito il tuo tempo qui in Abruzzo? Cioè, a un certo punto hai sentito che, pur essendo un allenatore particolarmente importante e tra virgolette desiderato, insomma, che non era più il caso di rimanere qui? Sì, assolutamente sì. Portando via con te tutta la famiglia, insomma, facendo proprio una scelta importantissima. Scelta di vita, scelta difficile. Fortunatamente ho una moglie che mi ha secondato, quindi non è stato così difficile. O guadagni un sacco di soldi o ti vuole proprio bene? No, mi vuole bene. Un sacco di soldi in questo sport non ci sono. Però sì, ripeto, ho sentito veramente il bisogno di confrontarmi con altre realtà. Questa è stata la spinta. Mi hanno detto che conosci leggermente Dario Sterlecchini, il patron di Acapulco. Ok, lo andiamo a salutare. Ma l'Abruzzo del calcio a 5 che prospettive ha? Cioè, tu guardi ancora ovviamente la realtà tua di casa. Beh, per ora le prospettive non sono così rosee, considerando che dopo tantissimi anni l'Acque Sapone, il Pescara di quest'anno non si è più riscritto. Quindi non avremo più dopo tantissimi anni una formazione di A1 e di Serie A nel campionato di Serie A. Rimane ancora qualche squadra, una squadra di A2, la Tombesi, qualche squadra di Serie B che gira, speriamo che in un futuro più roseo. A chi devi dire grazie nella tua carriera? Tu hai cominciato tanti anni fa con D'Angelo Antonio. Io devo dire grazie a lui, perché il mio primo presidente è stato lui, Guido D'Angelo Antonio, il quale ha costituito una squadra. All'inizio era un torneo amatoriale dove ci incontravamo e giocavamo. Poi a un certo punto lui ha deciso di fare una squadra di Serie D. Allora D'Angelo Antonio si chiamava D'Angelo Antonio. Siamo partiti dalla Serie D, mi ricordo, abbiamo fatto tutte le categorie vincendole consecutivamente ogni anno fino ad arrivare alla Serie A. Credo abbiamo fatto 2 anni di Serie B, credo 3, non mi ricordo, e 2 anni di A2, e poi siamo arrivati in A1 e abbiamo fatto 4 anni di A1, quindi ho fatto 11 anni con lui, e a lui devo veramente dire grazie, perché è stato lui colui che veramente ha creduto che io potessi fare qualcosa, forse inconsciamente, perché a 30 anni non è che puoi pensare di essere così, di avere questa grande possibilità, no? Questa esperienza di poter allenare in A1. A 36 anni allenavo in A1 con zero esperienza, proprio veramente allo sbando, eppure tra le mille difficoltà ogni anno ci salvavamo.
tu sei un professore di musica, avresti potuto insegnare musica? Eh sì, io mi sono laureato nel 96 in pianoforte classico al Conservatorio di Pescara e da lì poi niente, c'era quella passione, capì, che ti porta via il calcio a 5, erano quei tempi dove potevo scegliere, facevo anche il geometra nell'azienda di mio padre, quindi tante cose. Il calcio a 5 era una passione, non era certamente un mestiere, no? Anche perché 20 anni fa non poteva essere un mestiere, perché era veramente agli antipodi, e si vedevano i primi campi da calcio a 5 in erba sintetica, proprio stiamo parlando della preistoria. Il più forte era più forte che hai allenato? Metti in difficoltà, ci sono stati veramente tantissimi di brave. Il più forte credo Rodrigo Petiglio, un argentino che venne qua il primo anno di A1, era un nazionale, era veramente bravo, 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 ma ce ne sono tantissimi altri che ho allenato. Di femminile anche, Amparo è stata una grandissima giocatrice, Sally Gaiardo, allenatrice del Tiki Taka, ma anche le ragazze che ho adesso sono fenomenali. Chissà dov'è Dario, chissà dove lo cerchiamo. Dario, ci sei? Quando vuoi, perché Dario, sai com'è, questa è una Marcord, una specie di carrambata. Voi vi conoscete da circa? Dal 99 non ci conosciamo. Dal 99, lo trovi cambiato? No, è sempre lo stesso. Sempre. Non era biondo, però tu sai, Gianluca... La abbigliatura cambia, il colore, ma sai... Da tradizione lui chiude l'intervista di Acapulco, quindi io ti saluto. Ti faccio in bocca al lupo naturalmente per il proseguo della stagione, della prossima, perché c'è questa Supercoppa in ballo e tanto altro. Dario, a te. Al mio grandissimo amico Gianluca Marzoli gli vorrei chiedere innanzitutto se è più facile allenare i maschi o le ragazze, se ascoltano meglio, chi ascolta di più, i ragazzi o le ragazze, e se è vero che a Bitonto ti hanno intitolato una statua ed una via. No, parto dall'ultima, non è vero. Però né statua né via. Però mi hanno dedicato una cittadinanza onoraria di Bitonto, quindi di questo sono molto felice. Le ragazze ascoltano di più se tu hai la capacità di farle credere che quello che tu proponi funziona. Altrimenti no. Ok, grande Gianluca. Grazie.